Buon pomeriggio dal TGR Campania, domenica 6 maggio in primo piano turismo record in regione, contribuisce anche il maggio dei monumenti, quest'anno dedicato al filosofo Giambattista Vico. Tante le iniziative, gli eventi, siti aperti e gratuiti come oggi nella prima domenica del mese. Antonella Fracchiolla è andata al centro di Napoli, al Maschio Angioino. Al secondo posto tra le città italiane dopo Matera per incremento di presenze turistiche nel 2017 c'è Napoli. Incremento consolidato nel corso di anni perché rispetto al 2010 è addirittura del 91%, tendenza più che confermata in questo 2018 con il pienone a Pasqua e nel ponte del 1° maggio. Turismo e cultura, binomio vincente anche grazie al maggio dei monumenti, quest'anno dedicato a Giambattista Vico tra visite guidate, mostre, eventi musicali. Si riempie di note anche il Maschio Angioino con il concerto del pianista Giuseppe Maiorca, programma dedicato a Mozart, Beethoven, Castelnuovo Tedesco. Festival pianistico a cura dell'Associazione Napoli Nova, grande lavoro da molti anni per la diffusione della cultura musicale e per le orchestre giovanili. Una sezione di pianisti già di chiara fama il sabato sera, ma prevede anche una sezione giovanile la domenica mattina, proprio per unire sempre le due cose, promozione della musica, grandi artisti, ma anche spazio ai giovani che purtroppo ne hanno sempre meno. Sempre al Maschio Angioino la lezione di Giambattista Vico rivive con il dialogo impossibile, interpretato da Enzo Salomone e Paolo Cresta, da un'idea di Vincenzo Vitiello, appassionato studioso del grande pensatore di cui ricorrono i 350 anni dalla nascita. Napoli ha la migliore offerta culturale e turistica di questi ultimi anni, grazie a una grande mobilitazione di istituzioni, cittadini, associazioni che veramente mettono in campo una grande passione civica.